primo tempo in cui avete fatto un po' di fatica, meglio l'Aquila, però ci avete sempre creduto nella ripresa, avete agguantato un pareggio preziosissimo. Io penso che nel primo tempo abbiamo mantenuto bene il primo quarto d'ora, perché l'abbiamo preparato in questo modo qua, sapevamo di affrontare una delle squadre più forti di questo campionato che va giustamente per la conquista della promozione, ed è normale che bisogna, come dire, rispettarla. Però anche se il primo tempo qualche occasione, soprattutto sulla nostra sinistra, poteva magari finire in un modo diverso. Abbiamo preso il gol forse nel momento anche migliore nostro, dove avevamo preso anche un po' di fiducia. Poi penso che il secondo tempo ci siamo un po' scrollati di dosso questa, secondo me, non la chiamo neanche paura, è iniziato un po' di coraggio da parte nostra, perché io quello che predico tutti i giorni, e siamo usciti fuori meritando il pareggio e facendo secondo me un secondo tempo importante. Si sta cominciando a vedere il gioco che vuole lei, mister? Ma io penso che ci vuole un po' di tempo, ma io penso che il secondo tempo è quello che io voglio, ma però dobbiamo iniziare dal primo tempo, perché è quello che poi fa la differenza. Non possiamo prendere uno schiaffo e poi ti scrolli magari di dosso la paura di giocare, no. Dobbiamo stare lì, siamo una squadra che ha delle qualità importanti, l'abbiamo dimostrato oggi. Quando giochiamo come voglio io, alla fine si riesce anche a fare gol, si riesce anche a fare delle cose importanti. In campo si va in 11, però nel secondo tempo dalla panchina è arrivato questo pareggio, se vogliamo, no? Perché Castellano ha dato la palla, una palla d'oro ad Alessandro Gatto, tutte e due sono subentrati. Io penso che, e lo dico sempre ai ragazzi, sono importanti gli 11 che iniziano, ma sono ancora più importanti chi subentra, perché devono fare la differenza perché entrano con più forza e possono veramente poi cambiare le sorti di una gara. E oggi è capitato che praticamente sia Gatto e sia Castellano sono entrati dalla panchina e hanno fatto l'assist e il gol. Questo fa capire che i ragazzi sanno quello che voglio, sanno che il subentrare deve dare la svolta. Adesso però subito con la testa a mercoledì, quando ci sarà il proseguo, la continuazione, si ripartirà dal 22esimo all'Angelini contro l'Atletico Ascoli, quindi insomma bisogna subito tirar fuori altre energie. Ma quello sicuramente, oggi ne abbiamo sprecate tante, penso che mercoledì affrontiamo una squadra che ha una caratteristica particolare, il palleggio, che ti fa correre, ti mette in difficoltà. Però penso che magari anche con questo risultato di oggi acquisiamo quell'autostima in più per cercare anche mercoledì di imporre il nostro gioco e cercare di vincere la gara. L'ultima, mister, e poi lo libero. Dal mercato si attende qualche altro calciatore? Io sto in stretto contatto con i dirigenti, col direttore. Si cerca di trovare chi può fare a caso nostro. Non andiamo tanto per fare degli acquisti, andiamo per cercare di trovare gente motivata che deve venire a chiedere a darci la mano, a farci fare il salto di qualità in un gruppo che secondo me è un gruppo che può dire la sua. In quale ruolo me lo può dire? Chi servirebbe? Ma noi se troviamo, come è arrivato Castellano in questo mercato, può arrivare avanti o in difesa. L'importante è chi arriva come Castellano, arrivano giocatori che hanno la voglia di lottare con noi.